sono venuto alla palestra, prendo un disco di 45 kg, me lo immaginavo molto pesante, sono proprio carico a prenderlo, ma quando l'ho preso è volato, perché erano 20 kg, 20 kg. Con le alzate laterali, con il trapezio bloccato sotto la barra della Smith Machine, per non attivare o cercare di attivare il meno possibile il trapezio, perché è già troppo sviluppato e non è una buona cosa per la categoria. Mangiati essenziali e ramificati. Quantità? Circa 20 grammi in totale. Quotidianamente quanti prendi? Prendo mattina, dopo il cardio 15 grammi, durante l'allenamento, post allenamento li metto anche nello shaker con le proteine e stop. Quindi sono veramente essenziali? Sì, essenziali, se a volte quando adesso le proteine, comunque nell'alimentazione proteine alte, quando le proteine si devo tenere proteine basse, li tengo anche circa da un'ora dopo il pasto. Stiamo facendo due shoulder set, shoulder press e un superset. Sono due movimenti diversi, con due prese diverse, quindi andiamo a lavorare leggermente con un angolo diverso alla spalla di queste shoulder. Poi passiamo al prossimo. Quindi questo oggi è il secondo giorno di spalle. Ci ho fatto
il primo allenamento di spalle l'ho fatto mercoledì. Dopo, il giorno dopo il viaggio, è stato molto duro. Oggi già, nonostante la stanchezza, mi sento un po' meglio. Sono 2 anni che lavoro solo spalle e dorsali per cercare di aumentare lo shape, cioè i muscoli che lavoro maggiormente, mentre braccia, sì, è la cosa più importante per riuscire ad avere un lo shape accentuato. Braccia, bicipiti e tricipiti non li alleno più da 3 anni e comunque continuano a essere anche al limite per la categoria. Poi in Messico sono molto rigidi sulle mascherine, fanno bene, solo che per me che faccio un allenamento pesante non riesco a respirare. Gli altri la mantengono, però nessuno fa una goccia di sudore, quindi è più facile tenerla. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has. Bruciano le spalle, queste due macchine. Adesso vorrei fare delle alzate frontali con i manubri, con una tecnica di stripping, cascare il peso. Adesso il problema è riuscire a capire quali sono i pesi giusti, perché qua sono i libri. Quindi un attimo devo capire quali sono quelli adatti per fare questa operazione. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. Got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Inizi sembrano pochi, poi alla fine si appesantiscono i pesi. Comunque, consiglio, posso dare i follower,
perché le spalle non sono mai abbastanza, non sono mai troppo grandi, quindi voglio allenarle il più possibile, 2-3 volte a settimana non è mai abbastanza. L'obiettivo finale è avere 3 teste uguali, eccolo lì. Facciamo il deltoide posteriore con una real delta, esecuzione molto semplice, 12 ripetizioni, 60 secondi di recupero circa. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone. Sono soddisfatto. Quando sei in preparazione, soprattutto in questi momenti, dopo 2-3 gare, si sente molto la stanchezza. Allora ogni giorno, ogni mattina dice oggi non ce la faccio allenarmi, sono troppo stanco. Poi fai con fatica, arrivi in una palestra, inizi ad allenarmi, come purtroppo inizio a prendere i pesi, comunque la forza ritorna e torna la voglia di allenarsi. E passa quella ora, si sente soddisfatto, ma poi ripiomba la stanchezza e ti devi buttare sul letto. Ma l'importante è vivere quell'ora al giorno per allenarsi. Comunque l'anno prossimo sarà a marzo, non riuscirei a fare tanto magari guadagno di costruzione, no? Quindi forse è meglio prepararsi proprio per l'Olimpia 2021. Ultimo poi andiamo a fare la pappa. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. Siamo ancora lontani dalla condizione da gara. Stiamo tenendo sui volumi, quindi alimentazione alta. Tra un paio di settimane ci metteremo a pulire, a riprendere quella condizione dura da palco. Adesso cerchiamo di mantenere i volumi alti, non curando troppo la definizione. 3 settimane. 3 settimane. Fearless. Quando si è in viaggio
per le trasferte non si può portare tutto con sé, tutti i barattoli degli integratori, quindi per risparmiare spazio qua ci bisogna adattarsi ogni volta, quindi ce lo devi portare un solo shaker, l'ho messo in questo sacchetto che sono proteine isolate e le ciclodestrine. E amminoacidi essenziali. Proprio bellissimo la mattina svegliarsi e salire sotto a Virolano. Sinceramente è una cosa che una delle cose che odio di più nella preparazione. Addominali e tapirulano, due cose che non farei mai. Mettiamo pure un po' di spezie, un po' di cipolla. Allora, abbiamo pesato 200 grammi di pollo. Facciamo un metodo di cottura molto impegnativo. Allora, facciamo a microonde e poi lo vado a mischiare con il riso. Lo cucino a microonde perché in questo appartamento, a parte che adesso non ci sono finestre come avete visto, sono tutte vetrate, e l'aspirazione non funziona, quindi quando lo cuocio con le padelle mi appuzzisce tutta la casa, quindi lo faccio al microonde. 6 minuti. Pezzi, poi lo sto mettendo dentro un sacchetto del sottovuoto. Poi sono pezzi più piccoli, quindi più digeribili velocemente. Qua ci divertiamo perché comunque abbiamo tempo di fare le cose, a casa non avrei avuto tempo di fare queste stronzate. Qual è un po' la differenza adesso da casa a qui? Perché a casa comunque abbiamo molti altri impegni da portare avanti nella vita quotidiana, mentre qui mi posso concentrare al 100% con la preparazione, soprattutto nel riposo della preparazione, che è molto importante, soprattutto adesso che dopo già diverse gare consecutive la stanchezza è veramente tanta. Non abbiamo avuto un giorno di riposo negli ultimi 3 mesi, 4 mesi.